Greetings world. We are Anonymous. Attenzione, questo messaggio è stato annoverato come sovversivo. Chiunque lo ascolti è in grave pericolo. Una volta ascoltato, distruggetelo. Cari amici, l'Unione Europea è una piramide ai cui vertici ci sono degli impostori non letti e non voluti da nessuno. Il centro operativo, la cosiddetta Troica, è una macchina guerra fondaia, lo abbiamo visto in più occasioni, di recente in Libia ed in Ucraina, dove l'intervento bellico rientra nel loro modus operandi. Qualora venisse minata la sovranità monetaria della Troica ai danni degli Stati, o venissero minati gli interessi del Fondo Mondiale Internazionale, che coincidono con gli interessi degli imperialisti, vengono create guerre a pretesto in nome della democrazia. Esportare la democrazia con l'utilizzo delle armi è solo il rimedio estremo per questi burattinai che tirano del filo degli impostori della politica italiana. La soluzione più semplice è la manipolazione dell'informazione e dei brogli elettorali. L'OSCE, durante le elezioni, invia sempre i propri osservatori internazionali nei paesi dove presumibilmente vi è poca libertà. Ad esempio, sono stati inviati sia in Russia che in Bielorussia, dove di fatto abbiamo sempre trovato il governo comunque delle persone elette, mentre in Italia la mancanza di libertà dell'informazione è conclamata. L'OSCE, che per statuto è l'organo per la sicurezza e la cooperazione europea, di quanto avviene in Europa interessa ben poco, di fatto è uno strumento in mano alla Troica, da utilizzare contro i propri nemici, e cautamente non viene fatto uso degli osservatori dove la stessa Troica ha interesse a perpetrare una propria egemonia geopolitica ai danni della democrazia. Ora in Italia abbiamo assistito alla nascita di un movimento politico che si prefigge di riportare la sovranità nazionale in mano ai cittadini. Stiamo parlando del Movimento 5 Stelle. Il movimento appena nato ha conseguito un buon risultato alle votazioni nazionali. Da allora man mano è cresciuto. Chiunque è testimone di questo fenomeno, avendo visto i propri conoscenti abbandonare la fiducia verso la politica tradizionale, abbiamo visto i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle aumentare giorno dopo giorno. Parliamo di un risultato che ha preoccupato la Troica. Il meccanismo di potere che egemonizza l'Europa ha sentito minato il proprio potere e si è attivato per far fallire l'esito delle elezioni europee con un broglio elettorale. Il broglio in Italia è stato possibile grazie alla mancanza di libertà dell'informazione e grazie soprattutto al cospicuo numero di impostori asserviti ai burattinai non letti ai vertici delle istituzioni europee. Analisi statistiche e modelli matematici dimostrano l'inconfutabile presenza di brogli grazie ad uno scostamento sulle previsioni dei risultati elettorali. Distruggete questo messaggio.